In questo video un menù di Pasqua straordinario, buono, colorato, bella figura, dall'antipasto, anzi dall'aperitivo al dolce. Siamo fiduciosi che vi piacerà. Come potete vedere non sono nella mia cucina, ma nella cucina del mister. Ta-da! Ok, carina come entrata. Allora, no, ma stai qua, ci sta. Ciao Davide, allora che bello averti qua a vedere preparare tutto questo menù. Io ovviamente ti darò una mano e mi occuperò del dolce, quindi direi che torno nelle fasi finali. Vai tu, a dopo. Tranquillo. Che adesso noi dobbiamo essere un po' incisivi, dobbiamo proprio lanciarvi queste idee una dietro l'altra da subito. Partiamo con un aperitivo veramente da fuego. Allora, praticamente questo qua è un cocktail semplicissimo ma fruttato, fresco. Abbiamo purea di fragola combinata con una bollicina. In questo caso io vi consiglio di usare un buonissimo metodo classico italiano, Trento Dog, Franciacorta, quello che volete. L'importante è che abbia le bollicine. Comincio già dicendovi che tutte le ricette scritte che trovate, dei piatti insomma che trovate in questo menù, sono sul blog, ok? www.davidezambelli.com, con tutte le dosi, ingredienti e procedimento. Purea di fragole, ne versiamo un terzo nel bicchiere e poi completiamo con lo spumante, bello freddo, mi raccomando. Facciamo le uova ripiene, no? Un classico della Pasqua, pazzesche, sempre apprezzatissime. In questo caso le facciamo con quattro gusti. Le mie prefe sono in assoluto quelle con i piselli. Però vi assicuro che anche gli altri tre gusti sono tanta roba. Sono buonissime e fanno una gran scena. Cioè, vedere questo vassoio tutto colorato, cioè, proprio fa effetto wow. Mi raccomando, scegliete uova di buonissima qualità, perché sono l'ingrediente principale di questo piatto. Abbiamo poi in questo momento una visione di prodotti Bennett, perché questo video è in collaborazione con loro e appunto i prodotti che vedete li useremo per preparare questo menù spaziale. Per le uova calcolate 8 minuti da quando l'acqua comincia a bollire, poi le facciamo raffreddare completamente per sgusciarle meglio. Potreste metterle in frigorifero per tipo 2 ore in modo tale poi che il guscio si rimuova ancora più facilmente. Tagliamole a metà poi. Adesso prepariamo i quattro ripieni, il primo con i piselli, quindi cipollotto che tritiamo, lo facciamo stufare con un goccio d'olio a fiamma bassa, poi una volta che appunto si è arrostito aggiungiamo i piselli, pizzico di sale, goccio d'acqua, pepe e facciamo stufare anche senza coperchio, in realtà devono semplicemente intenerirsi. Una volta che i piselli sono cotti versiamoli nel bicchiere di un frullatore, aggiungiamo della ricotta, i tuorli d'uovo e cominciamo a frullare fino ad ottenere una bella crema omogenea. Per arricchire questo ripieno io vi consiglio di far grigliare, proprio croccantare, della pancetta che poi triteremo molto molto sottile per poi sbriciolarla sopra le uova. Adesso prepariamo quello alla rapa rossa, quindi rapa rossa o barbabietola, ricotta, tuorlo d'uovo, sale, pepe e anche qua diamo una bella frullata. Quello invece è un pochino più esotico, fusion forse sarebbe più giusto dire, mascarpone, zenzero, i tuorli d'uovo, sale, pepe e poi per dare anche qua una nota un pochino più croccantina ci sta come idea quella di far tostare del pane grattugiato con un po' d'olio, quindi lo facciamo andare a fiamma bassa fino a quando risulta dorato. Per l'ultimo ripieno, robiola, paprika, tuorlo d'uovo, sale, pepe, goccio d'acqua se dovesse servire e adesso anche questo ripieno è fatto. Ah, giusto, scusatemi, un po' di erba cipollina se vi piace. Vi do l'idea per servire questo piatto, anche se è molto semplice: ci mettete magari su un bel vassoietto delle foglioline di spinacino, sopra gli albumi d'uovo sodi e poi i ripieni. Ovviamente ci mettete le guarnizioni che vi ho detto prima, e voilà! Primo piatto, lasagne. Cioè, andiamo sul sicuro con queste, perché le potete preparare in anticipo, fanno sempre bella figura, sono sempre buonissime. In questo caso le facciamo ai carciofi, quindi con un prodotto ancora di stagione, e le abbiniamo, voi non avete idea quanto sta bene il sapore dello zafferano con quello dei carciofi dentro, un po' filante, no? E quindi sono ancora più golose. Allora, per fare questa lasagna ho scelto i carciofi spinosi, perché secondo me sono buonissimi, però vanno benissimo veramente tutte le qualità che trovate o che preferite. Per pulire i carciofi con le spine, ovviamente per non rischiare di pungerci, togliamo prima la parte con le spine e poi appunto li puliamo, quindi li tagliamo in quattro, togliamo la parte centrale e via. Per evitare che si ossidino, come sempre, acqua acidulata con un po' di succo di limone. Terminiamo di pulirli tutti, basterà tagliarli in quattro, non serve né tagliarle a fettine né niente. Adesso scalogno che tritiamo e lo facciamo rosolare con dell'olio. Una
volta che si è stufato aggiungiamo i nostri carciofini e li facciamo andare a fiamma abbastanza alta inizialmente, perché proprio dobbiamo quasi farli rosolare, cioè non devono lessare. Poi sale, gocce di vino bianco e poi se serve anche dell'acqua. Adesso sì, possiamo farli andare a fiamma un pochino più bassa. Nel frattempo tagliamo il formaggio, va benissimo o la provola dolce oppure il provolone che è un pochino più saporito, dipende dai vostri gusti, e lo tagliamo a cubotti. I carciofi saranno pronti? Sì, sono pronti, sono belli teneri, adesso possiamo tagliarli a pezzi e siamo a cavallo, perché adesso manca solamente la besciamella, quindi burro che facciamo sciogliere, aggiungiamo poi la farina e poi il latte poco alla volta. Io parto sempre dal latte freddo, quindi basta metterne poco alla volta, poi ci siamo. La besciamella si sta per addensare, sale e pepe e poi abbiamo finito. Guardate adesso cosa facciamo, magia, ne mettiamo metà in una ciotola, aggiungiamo una bustina di zafferano e quella allo zafferano è fatta, l'altra la conserviamo a parte. Grattugiamo il parmigiano, eccola lì che spunta, era là dietro. Le faccio dai Elena, che sorella di Luca, non mi fa crepare, cioè le faccio dai, saluta tutti, una del 30 maggio, stesso giorno del mio compleanno, io sapevo che non mi poteva dare nessuna delusione. Prendiamo la sfoglia, io in questo caso ho scelto la sfoglia già pronta per praticità, ma sapete quanto io ami farla in casa, solo che anche lì non vedevo l'ora di mangiarla e quindi ho detto dai, prendiamo quella già pronta. Quindi assembliamo come si fa per una classica lasagna, quindi besciamella, poi ci mettiamo i carciofi, ci mettiamo il formaggio, la besciamella, lo zafferano, proprio come se dovessimo variegare, no? E proseguiamo così fino a riempire la teglia. Fiocchi di burro in superficie, facciamo un 190-200 gradi, dipende dalla potenza del vostro forno, per circa 40 minuti, insomma fino a quando la superficie risulta abbastanza dorata. Veramente delizia, questa combinazione di ingredienti è adorabile. Arriviamo al secondo, secondo molto molto interessante. Non allora, è un arrosto di maiale, un classico, no? Direte voi. Però in questo caso lo cuociamo con un metodo alternativo. Avremo un risultato molto più succulento, molto più tenero, una migliore resa, perché appunto con questo metodo che poi vi spiegherò, la carne perderà meno volume e quindi ne avrete di più da affettare quando sarà ora di servirlo. Zabaione salato, perché ripeto, mi piace l'idea delle uova a Pasqua, quindi l'abbiamo introdotte anche in questo piatto, e poi asparagi, quindi 100% primavera. In una pentola versiamo acqua, pepe rosa e pepe nero, sale e zucchero e portiamo a bollore. Una volta che questa soluzione, vedete proprio che comincia a bollire, spegniamo il fuoco e aggiungiamo le erbe aromatiche. In questo caso ho scelto rosmarino e maggiorana. Adesso deve raffreddarsi. Per farlo velocemente potete immergere la pentola in un lavandino con dell'acqua fredda. Sarà proprio una sorta di abbattitore casalingo. E adesso la carne, io ho scelto della classica lonza, andrà veramente bene, poi anche economica, e vedrete quanto si intenerirà in questo modo. La bucherellate con uno stecchino per far penetrare meglio la salamoia e la mettete in una ciotola. Adesso ci versate sopra la soluzione, la salamoia fredda mi raccomando, e poi la lasciate in frigorifero 24 ore. Lo so, ci metterete un po', ma non ve ne pentirete quando l'assaggerete, vedrete. Dopo le 24 ore la togliete dalla salamoia e la sciacquate, la tamponate e poi la legate con lo spago affinché mantenga una forma più regolare e sarete più facilitati poi quando dovrete affettarla. In una teglia solo con un po' di carta forno a 90 gradi, forno statico per circa 6 ore. Voi non la dovete toccare assolutamente, è una cottura comodissima. Nel frattempo fate altro, tipo, non so, pulire gli asparagi, ad esempio. Poi li dovete far sobbollire in acqua. Ovviamente le punte cuociono sempre 2-3 minuti in meno, quindi mettetele dopo, poi li raffreddate affinché rimangano belli verdi perché bloccate la cottura. E poi anche questi sono fatti, preparate anche lo zabaione salato, quindi tuorli d'uovo in una ciotola, cominciate a sbatterli prima fuori dal fuoco e poi a bagnomaria, aggiungete burro, lo fate sciogliere, acqua e vino bianco. Se non avete il termometro attendete che il composto si addensi, altrimenti arrivate alla temperatura di 83 gradi. Anche lo zabaione fatto, liscissimo, non vedo l'ora. La carne, se avete il termometro, dovrà raggiungere la temperatura di circa 65 gradi al cuore. Guardate quanto è sugosa, quanto è morbida, ha perso pochissimi liquidi, sono tutti dentro. Togliamo lo spago e attendete che si intiepidisca o addirittura si raffreddi, perché questo secondo è perfetto anche da freddo, ve lo giuro, cioè la comodità di prepararlo in anticipo, lo affettate sottile con la affettatrice o anche col coltello a mano, zabaione salato e asparagi, anche una macinata di pepe volendo. Poi mi raccomando, mi è venuto in mente adesso, se questo menù di Pasqua ce lo promuovete perché siamo stati bravi, mettete un like, magari condividete il video, grazie per il sostegno, perché ci siamo proprio impegnati, io e Luca, spero che si noti. Thank you.
contorno, quest'anno ho pensato di proporlo. Una bella teglia, semplice, con patate, carote, rosmarino. Le fate andare in forno, sono sempre... cioè, le amano tutti queste qua. Allora, patate e carote ci siamo detti, no? Quindi dobbiamo semplicemente sbucciare entrambe le verdure. Le patate le taglio a cubotti, abbastanza grandi. Invece le carote ho preferito tagliarle tipo a rondellone o a pezzi, dipende dalla grandezza delle carote. Adesso mettiamo in una ciotola solo le patate. Ci mettiamo un po' di rosmarino, sempre immancabile, quello proprio top. Un pizzico di farina che aiuterà, sarà un segreto per averle un pochino più croccanti. Goccino di olio e le mettiamo sulla teglia. Il sale ci andrebbe, non so come mai non si vede, comunque mettete anche il sale. Fate la stessa cosa con le carote, però non ci mettete la farina stavolta. Forno 200 gradi per circa un'oretta, insomma dipende quanto le volete croccantine, soprattutto le patate. Molto bene, allora adesso siamo arrivati al dolce. Come vi ho spiegato nella intro, non me ne occupo io, se ne occupa Luca. Vai Lu. Ragazzi, io ho pensato alla cassata al forno, che è tipica siciliana, una versione ancora più antica, ed è formata da un guscio di pasta frolla con un ripieno di ricotta di pecora e gocce di cioccolato, una bontà. Vi mostro subito come la preparo. In una ciotola verso il burro freddo, lo zucchero, un pizzico di sale e impasto con le capentole e poi con le mani fino a farlo assorbire bene. Prendo le uova e vado a dividere gli albumi dai tuorli, noi in questo caso useremo solo i tuorli, e vado ad aggiungere nella ciotola e mescolo sempre con le capentole fino a far assorbire bene il tutto. Poi sono pronto ad andare ad aggiungere la farina che setaccio per togliere eventuali grumi. Impasto prima con le capentole e poi continuo a mano anche sul tavolo in modo da ottenere un composto ben compatto omogeneo. Faccio un panetto, lo avvolgo all'interno della pellicola e lo metto a riposare in frigorifero per almeno 3 ore. Prendo la ricotta di pecora ben asciutta, vado a setacciarla per togliere eventuali grumi e sono pronto per aggiungere poi anche lo zucchero semolato. Ci grattugio la scorza di arancia e poi vado ad aggiungere le gocce di cioccolato, così facciamo contenti golosi. Mescoliamo bene e il nostro ripieno è pronto. Riprendo la frolla che ha riposato in frigo, la lavoro per farla tornare elastica, ne prendo poco più di metà e la stendo di uno spessore di 4-5 mm. Mi raccomando, piano di lavoro sempre ben infarinato. Rivesto una tortiera da 22 cm di diametro che ho imburrato e infarinato, taglio la pasta in eccesso e mi raccomando la frolla dovrà ricoprire anche tutto il bordo. Prendo dei biscotti petit, vado a sbriciolarli grossolanamente e la metà inizio a distribuirli sul fondo della tortiera foderata di frolla. Vado a versare il ripieno con una spatolina, lo rendo omogeneo, ben livellato, e vado a versare sopra la restante metà dei biscotti sbriciolati grossolanamente. Prendo la restante frolla, la stendo sempre allo stesso spessore, poi vado a inumidire con un pennellino i bordi e sono pronto per andare a sigillare e fare il coperchio della nostra torta. Mi raccomando, facciamo bene pressione, togliamo la frolla in eccesso e siamo pronti per andare a cuocerla. Forno statico 175 gradi per circa 70 minuti. Se fa qualche bolla siete pronti per andare con lo stuzzicadente a bucarla. Quando è fredda la capovolgiamo e con una griglia andiamo a passare lo zucchero a velo. Ragazzi, poi quando rifarete questa torta io vi aspetto sul mio profilo Instagram, perché ho realizzato un reel dove riassumo tutta questa ricetta in un minuto, non mancate. Il nostro menù l'abbiamo fatto, io penso che insomma a noi è piaciuto molto. Esatto, fateci sapere anche voi se vi piace. Aspettiamo come sempre le vostre foto e il risultato di quello che cucinate. E come sempre ci vediamo al prossimo video. Però prima vi dico che ovviamente tutte queste idee le potete trovare anche sul blog, ovviamente. Vi lascio qua altri due video se non li avete ancora visti. Iscrivetevi al canale e attivando la campanella rimanete sempre aggiornati sui nuovi video. E invece qua sotto c'è il collegamento, come vi dicevo, per il blog e trovare la ricetta scritta, di cui il dolce, ovviamente io lascio il link per andare sul blog di Luca. Grazie tantissimo, ovviamente buona Pasqua ragazzi, facciamo un brindisello Lu. Buona Pasqua. Cin cin con questo cocktail spaziale, a presto. Ciao.